Buonasera ragazzi, mi è stato detto che non sono completamente lontano dal finale di questa storia. Allora, noi siamo arrivati, dopo quell'evento della scorsa partita, della scorsa serata, siamo arrivati a questa sorta di super elegante hotel a Metaton Stelle, e sono abbastanza incuriosito da ciò che dovrebbe essere fondamentalmente il motivo per cui siamo finiti qui. Dovevamo essere nel nucleo della fabbrica. Cominciamo a parlare con questa entità, cerchiamo di capire dove ci troviamo e perché. Che cosa sta succedendo in questa colorata situazione? Ok. Ah. Con 200 gold potremmo ritrovarci a dormire in questo hotel come se fosse uno sconto. Noi abbiamo 59 gold, non possiamo fare nulla, purtroppo ho investito i soldi tempo fa. Io non posso addormentarmi, qua ci sono dei mostri incredibilmente diversi fra loro, una strana chimera. Ok, questo ascensore porta direttamente alla capitale, ma ha smesso di funzionare. L'hotel sta facendo del suo meglio per accomodare chiunque sia bloccato qui. Vabbè, questo è geniale ovviamente, il fatto che cerchi che faccia la citazione che essendo un drago nel suo tesoro potrebbe esserci una pizza ormai fredda, è eccezionale. È eccezionale. Beh, in quanto slime sono furibondo. Ok, mi rendo conto che può essere fastidioso, ma non carpisco la tua battuta, il tuo gioco di parole essendo uno slime rispetto a un ascensore e andare alla capitale. Queste stanze? No, non sono il servizio in camera. Fantastico. Stiamo proprio esplorando. Oh santo cielo, ma sei... È nichilista questa cosa, non puoi sporcare perdendo pezzi e contemporaneamente pulire. Pensavo di averne ancora uno. Infatti non avevo niente da mettere sotto la porta. È occupato, mi rendo conto. Va bene, anche il secchio è occupato. Ma se uscissi dall'hotel? Ok. Perfetto, chiarissimo. Ora so dove bene dove siamo. Quindi Core. Ah, non è... sono. Nessuno dovrebbe trovarsi qui. Oh beh. Non possiamo preoccuparci di questo adesso. Per ora abbiamo questi due loschi figuri che stiamo cercando di inseguire sotto consiglio della nostra scienziata Weeaboo, affinché, cioè, perché purtroppo buona parte delle cose che potremmo fare in quell'hotel senza denaro, senza andarlo a farmare aiutando i mostri, non possiamo farlo. Io sono particolarmente curioso di sapere cosa si nasconde in avanti, cosa si nasconde oltre questo nucleo, se effettivamente l'ascensore funziona, perché probabilmente è questo l'ascensore che non funziona, o comunque quello dell'hotel e questo sono collegati. Devo capire un po' bene la situazione. Vediamo se... intanto vediamo se si apre l'ascensore. Ah, ecco, non funziona, esatto. No, non funziona. Beh, ok, vado a destra. Mi fido di te, Alphys. Ma non c'è la strada, Alphys. Quel baratro non c'è sulla mia mappa. Ok, non traduco. Qui sento... Alphys, la tua mappa è recente? O è successo qualcosa? Ce l'hai al contrario? Addirittura Magic pops out dal suo cappello. Sono come i gemelli di Final Fantasy IX. Magic check. Questo mercenario magico dice solo parole magiche. Please and thank you. Parole magiche. Sono le parole magiche per bambini. Le parole magiche che racconta Magic sono... che dice Magic sono Magic. Ovviamente il gioco è quello, di dire Magic. Sono le parole magiche che fanno dire ai bambini, no? La parolina magica, il grazie, il per favore. Pazzesca il dettaglio. Allora, provo a parlargli. Oh? Abracadabra, eh? Mi ha invertito i comandi. E quell'occhio ai lati ha in qualche modo a che fare... Ah, a che fare con il mostro? Clear Mind. Provo a liberare la mente e penso al polline e al sole. Ok, la mia difesa sta aumentando, ma non è... Allora, quell'occhio è pericoloso? Sì, perché genera le croci. Quindi quell'occhio, insomma, quella bolla, lo fisso. Corner Orb. Alla Kazam. Ho indebolito l'orb magico che sta agli angoli, questo qui. Però mi ha premiato. Mi ha premiato forse perché ho indebolito le sue armi. Quando... Sì, lo Sper si attiva, il giallo dello Sper si attiva quando il nome è giallo, lo so. Perché ci sono così tanti mostri qui? Sì, insomma, non è un problema, giusto? Ok, non traduco. C'è anche da dire che se noi... Vediamo se esiste qualche mostro a incontro casuale. Anche se Undertale non ha mai dimostrato di avere evidenti incontri casuali. Cioè, sono veramente, veramente rari. E io volevo provare a dormire nell'hotel. E dormendo nell'hotel avrei potuto forse trovare qualcosa da mettere sotto la porta. Poter acquistare, per esempio... Qua è possibile comprare del tè... Niente, vero? Non posso acquistare... No. Perché sono curioso di sapere se esiste qualche chicca qualora tu portassi il tè o il cinnamon bun. Tipo... non credo ci siano incontri qui, ormai perlomeno. Forse sì, ma sarebbe un investimento di tempo che non posso permettermi di fare adesso, preferisco andare avanti. Speriamo di incontrare altri mostri obbligatori, magari, che ci facciano arrivare al fatidico 200 gold, 200G. Avremmo a che fare quindi probabilmente con 50 più 60, cioè siamo a 120 gold più o meno adesso. Alphys, dimmi. Non traducendo e non leggendo ad alta voce, abbasserò, cioè sarò un pochino più lento nell'avanzare, così vi do il tempo di leggere a voi. Grazie, Alphys. Ok. Va bene. Ok. Oh! Pensavo di avercela fatta. Non importa, ero comunque istintivamente pronto, semplicemente ho sbagliato io. Alphys, credimi, so che vuoi aiutarmi, ma sei un po' goffa? È frustrante. Io mi fido solo perché spero di trovare un nemico. Io vado a destra. Ok, qua ci sono dei laser. E sopra? Che... Oh! Trappolone. Oh santo cielo. Night Knight blocks the way. Night Knight, attenzione ragazzi. Night Knight. Va bene. Questo mercenario porta una buona Morningstar. O meglio, adieu. La Morningstar buona. Oh mamma mia. Oh cavolo. Oh cavolo. Benvenuto Frankie. Grazie. No, parliamo. Oh, è una donna. Non risponde quando le chiedo la giornata, però ora mi ha detto ciao in inglese. O meglio, addio in inglese. Oh, aia. E se cantassimo insieme? Cavalleressa? Sta funzionando. Si sta addormentando perché le sto cantando una ninna nanna. A Night Night. Ah, Night Night! Ok. Night Night. Night Night. Notte notte. Notte notte, ragazzi. Ale, si è addormentata. Tra l'altro gli occhi sono... è una forma... è come se fosse un rapace con intorno un'armatura. Però si è addormentata. 70 gold. Lo so, hai sbagliato. Sì, proveremo la strada a destra, Alphys. Grazie di cuore, sei meravigliosa, ma... 189 gold, basta un combattimento? Adieu è francese, certo che è francese Adieu, e poi ha detto goodbye, ragazzi. Non so se ho detto che Adieu era inglese, ma ovviamente non sono così follemente sciocco, ignorante. Semplicemente probabilmente ho avuto un lapsus più laser, lo so. Ok, non farò casino questa volta, beh, vediamo. Vuoi disattivare i laser, eh? Non funziona. Perfetto. Sei completamente inutile, Alphys. No, 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 no. Non staccare la spina a tutto, che è pericoloso. Oh. Ha staccato la corrente all'intero core, fondamentalmente. All'intera base. O meglio, all'intero nodo della base. Oh, santo cielo, brutto. Non ti accendere. No, 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 no. No! Lo sapevo. Ok, ora vuole spegnere di nuovo la corrente e far sì che quando lo fa io mi muova poco, solo un poco. Ah, ok. Perfetto. Grande. Sì, sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È tutto sotto controllo, Alphys. Tutto sotto controllo, Alphys. Allora, dovresti... non lo so. Ok, ascolta, Alphys, posso dirti di lasciare stare? Oh, poverino. No. Ok, l'aria è piena e satura dell'odore dell'ozono. Mi riempie di determinazione. Ma poverino, patata. È dispiaciutissima, o addirittura... genera vapore questo core. Oh oh, mi sembra una mappa bella grossa. HP che è gigantesca. E Glamburger. Prenderò il Glamburger, grazie. C'è un cestino vuoto in una delle estremità del nucleo. Ok, wow, singolare. Molto singolare. Io sto cercando di andare alle varie estremità per ottenere qualche premiuccio. Magari c'è del tè. Oh, 100 gold. Grande! Era esattamente quello di cui avevo bisogno. Va bene, torniamo immediatamente all'hotel. Sì. Ok, abbiamo la nostra stanza. Oh! È bellissima questa cosa! Con il poster di Metaton. Ma è stupenda questa cosa. Non ci sono oggetti sotto il letto, eh? Cosa? Tanto cielo, che stavi facendo? Una lampada? Oh, certo, certo. È una lampada di Metaton. E non può spegnersi perché le stelle hanno luce propria. E non trovo nulla, eh? Non c'è niente qui. Ok. E se io mettessi l'hamburger qua sotto? Non avevo niente di interessante. Ok. Va bene. A posto. Andiamo avanti allora. Ho fatto il classico test da Michele, non potevo farne a meno. Sono un po' perso. Alphys, comunque è chiarissimo, eh. Cioè, voi sapete cosa sta facendo Undertale qui? Cosa ha fatto l'autore qui? Raga, ma... È ovvio, anche a chi conosce Undertale. È ovvio che ti hanno fatto sembrare Alphys noiosissima, insopportabile, stucchevole e inutile. Poi ti fanno arrivare qui e ti perdi in un secondo e hai bisogno di lei. È geniale! È acuto da morire. Ah. Winsalot and Final Frogit. Wow! Voglio scoprire Final Frogit, che è il primo nemico che abbiamo incontrato. Wow, il suo futuro sembra sempre più luminoso. Robit, Robit, shine, shine. Occhio, cazzo, cazzo. Wow, tosta. E allora... mistifichiamola. Ah, no. Hai fatto qualcosa di misterioso. Ah! Final Frogit comprende che ha bisogno di imparare di più da questo mondo. Cioè che ha ancora qualcosa... Thoughtful Croak... Vabbè, era geniale. Quindi praticamente... Ok. Lei si è resa conto che non era arrivata alla fine del suo percorso e doveva ancora studiare un po' il... Aveva ancora da imparare. Check. Ha finalmente smesso di lamentarsi. Ah, anche questo è un nemico che avevamo già incontrato. Ah, hai capito. E allora... terrorizziamola! Wow! Non è spaventata da noi! Come sei cresciuta! E allora... prego per te! Oh. Si ricorda della sua coscienza! Io non ci posso credere! È meraviglioso! Meraviglioso! Stiamo prendendo anche qualcosa di importante a livello monetario, eh! Leggi le cose sui muri che sono pezzi di storia. Ah, queste! Grazie. Traverse the northern room and the end will come. Solve this puzzle and the end will open. Ok. Ah no, ho sbagliato. Giusto, ho solo 2 colpi, non 3. Questo è stato tra i più facili che abbia mai fatto, comunque. Mai fatto in assoluto. Benvenuto, Tuny. Grazie. Oh. Ok. Grazie, Derez. Per chiunque volesse leggere, comunque, quello che mi dicono queste persone e quello che mi dicono anche tutti coloro che non stanno donando, ma che stanno scrivendo in chat, che io non posso leggere, ma... non toglie nulla. Guai a voi se lo pensate. Ah. Ok, posso scappare? Non posso scappare. Comincia a essere pesante. E allora cantiamo. Comincia a essere tosta qui, perché questi nemici hanno bisogno di svariati turni per poter essere sconfitti. E io... comincio a... ok, il cavaliere si è addormentato. Perfetto, pocus pocus pocus. E... clear mind. Ah no, ho sbagliato, non dovevo liberare la mente. Dovevo concentrarmi per indebolire il suo potere. Perfetto. Attenzione. Attenzione, Mike. Ah, non basta, eh. Ah, ho capito. Dipende dall'ultimo attacco che ha fatto o da cosa sta utilizzando per combattere. Certo, certo, perfetto. Quanti nemici. Che incubo. Questo non dovrebbe essere troppo difficile, perché a parte la stigma, la stigmatismo, ma che bel design! Comunque, allora, Mystify. Ok, Final Frogit, hai già imparato qualcosa. Ai 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 ai, attenzione Mike, sei veramente un po' nei guai. Però ce la puoi fare, curati dopo. Poi, Winsalot, preghiamo per la nostra vita e ci curiamo un pochino. Ah, pesante, pesante, pesante. Ai 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 ai, ok. Mercy, Spare. Ok. Perfetto. Curiamoci. E il mio hamburger? Ah, poi ho la mystery key, che non so cosa apra. Io non posso curarmi? Ho solo una pagina di oggetti? L'hamburger non è un... accidente. Check. Attacco 32. Ok, questo bullo insistente si mette sempre in mezzo alla strada. Tra virgolette, non credo che dica quello, ma... don't pick on. fare... Ah, cazzo, che idiota. Oh, oh. Era tosta qua. Ah, sì. Ho perso. Game over. Era molto... You cannot give up just yet. Sabaku, stai determinato. Va bene. Lo so che ho 2 pagine di inventario. Sono sicuro che ho 2 pagine di inventario. Ma allora perché non potevo... Ah, pensavo di dover... Grazie ai moderatori e che li ha... sia che sia loro iniziativa, sia che sia stato grazie a voi. Pensavo di dover cliccare sulla pagina. Vedete, questo purtroppo è colpa mia, ovviamente, che le settimane mi fregano. Grazie ragazzi, mea colpa. Grazie Fuapua. Sono sicuro di essermi perso qualcosa nell'hotel, come mi fai notare. Però in questo caso devo accettare, senza consigli, l'averlo perso. Questo astigmatismo è forte. Allora, cerchiamo di capire che cosa dice. Perché tra l'altro è una delle mosse più fastidiose del gioco. Pick on. That's right. Quindi voleva che io... Ah, ho capito! Lui è sempre stato... Non ha mai avuto problemi. Non ha mai avuto ostacoli nella sua vita. E adesso che l'ho bullato a mia volta, che ho litigato con lui, tra virgolette, mi ha fatto passare. Ok, adesso, visto che salvare ci cura, dovrebbe essere qui da qualche parte. Esatto. Io faccio lo gnorri, ragazzi, qui, perché dobbiamo essere un po' smart. Ok, ho premuto il pulsante. Questo pulsante cosa ha fatto? Ha attivato l'ascensore? The end will open. Ok, the end will open, è inquietante. I cannot fight. I cannot think. Ma con pazienza troverò la mia strada. Wow. Grazie Dr. Six. Mi hai fatto un dono importante in realtà. Non sono affatto... Non esiste il poco denaro ragazzi. È sempre, sempre, sempre un dono. E questo è tutt'altro che poco. Tutt'altro. Oh. How dare you? Ah, questo è più ostile. Vediamo un po'. Don't pick. Finally, someone gets it. Quindi a seconda... Ah, probabilmente a seconda di quale attacco usa devi fare l'opposto? Sì, ho capito, certo. Chiaro. Ok, ho aperto la porta verso il finale. E questo ascensore? Questa porta è inquietante. Ah, aspetta. Dietro questa porta si trova l'ascensore per il castello del re. Sei pieno di determinazione. Ho i brividi. Ok. Ok. Bene. Metaton. Scusate, stavo saltando i dialoghi troppo in fretta, me ne sono reso conto. Oh. Oh no. Incredibile. Io non ho parole. Quindi Alphys ha cercato goffamente, incapacemente, di fare questa trappola mediatica per se stessa nei nostri confronti. Però Metaton, che poi essendo dietro la porta vuol dire che Metaton non mentiva. Burn. Ah. È assurdo, è un mostro. Metaton è molto più importante di quanto non pensassi. Già. Ah. Oh, santo cielo. Questa cosa è molto più seria di quel che vuole sembrare all'inizio. Questo mi fa ripensare a Toriel. Mi fa decisamente pensare a Toriel. Tu vuoi salvare il mondo degli umani prendendo la mia anima. Cosa ho sbagliato? Il cuore al contrario... Il cuore al contrario... Merda, non ricordo. Che sciocco. Se sì, vorrei dire... Un mostro robot che diventa la star del mondo degli uomini. Il mostro robot magico. Milioni di esseri umani mi guarderanno. Sì, ma... Non so... Sto sbagliando da morire. Qui forse mi rendo conto che essendo colpa mia, il consiglio è utile. Barra spaziatrice. Grazie, Skyrnir. Chiaro. Si spegnerà? Vulnerabile. Prego. Oh, uno specchio? Devo essere perfetto per il nostro gran finale. Oh, santo cielo. Cosa? 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 No, no. No, 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 io non ho parole, è geniale. Il suo punto debole è il suo nucleo a forma di cuore. Difesa 47. Io sto premendo il bar... Ragazzi, mi sento un grandissimo imbecille, ma questo cuore al contrario... Se mi muovo mi danneggia. Se sto fermo mi danneggia. Se premo barra spaziatrice come mi hanno mandato un commento, mi danneggia. Se vado al contrario, mi danneggia. Aiuto, sto facendo una sciocchezza. E una cosa è se non l'ho saputo prima e quindi lo devo scoprire. Un'altra è se sono un coglione e mi sono dimenticato tra una settimana e l'altra. Ah, ecco, si va a sparare con Z. È vero, era quello... Si sparava. È questo. Ok, non barra spaziatrice. Perfetto. È vero, era un minigioco di sparatutto. Ragazzi, non mi sto neanche a dire i motivi per i quali ho questa situazione mentale, ok? È troppo bella la musica per rovinarla con la mia idiozia. Mi vergogno come un animale. Violence più 10. Ma io adesso dovrei ricaricare la partita per essere... L'intera chat è Z. Cazzo, ditelo prima! Io non ricordavo, genuinamente, ragazzi. L'idol che tutti... Ah, hai capito te. Vabbè, ora che so che si spara sarà un attimo. Io non ho parole per quello che ho fatto. O meglio, sì, so perfettamente perché mi sono dimenticato questo, ma... Ah, ma veramente? C'è un extra? Devo perdere, devo perdere. È geniale. Qualora si perdesse la boss fight, hanno aggiunto un dialogo che ti permette di saltare la battaglia iniziale. Ammesso, ammesso. E le voci sono anche diverse. I moderatori mi stanno dicendo che non mi hanno mandato i vostri messaggi come vendetta per il fatto che ho ucciso Toriel. Touché. Ah, mentre è spento. Eccezionale. Eccezionale. Allora, che tra l'altro è un riarrangiamento della sua originale host, è incredibile. Comunque, heel turn. Ah. Stanno tifando per la mia morte in questo turno? Ah, ho capito. Ho capito. Devi sparare nel momento giusto. Justice più 100. Pause. Mi sono messo drammaticamente. Ah. La audience asserisce. È tostissimo questo scontro. Sì, ti sta facendo saltare. Qui mi dicono che c'è chi dice che non è un extra perché mi sta facendo saltare un pezzo. Certo che è un extra, prima non c'era. È un dialogo extra perché hai perso e puoi saltare il dialogo senza fare salta dialoghi come in tutti i videogiochi, ma hai un pattern extra della radice dei dialoghi che ti porta ad andare subito alla boss fight. Comunque, io qua ho fatto... Ah! Ho mangiato il Glamburger. L'audience ama il brand. Ah, il rating sta cambiando! Hai capito te? Allora aspettate. Non devo farmi colpire. Cazzo! Ah! È uno scontro di... Devo conquistare il pubblico! Why do you... Oh cazzo, ho capito... No, è geniale. ce l'ho fatta. Ok. Dramatic più 150. Ah, vedo cose. No. Oh cazzo. Sì. Vediamo se posso. Light camera bombs. Questa è molto più boss fight di molte altre. Ah, ma prendo danno se sto nell'esplosione. Ok. Wow. Serve determinazione, eh. Ok. Occhio. Happy break time perché non succede nulla. Io non voglio uccidere Metaton. Quindi è arrivato il momento. Sto ottenendo. Oh, sta veramente. Ho capito come funziona. Forse ho capito come funziona. No! Peccato, volevo essere perfetto. Ah, cazzo! Ok, ok, stavo concentrandomi nella parte sbagliata dello schermo, ma è fichissimo. È meraviglioso. Allora, è letteralmente... Devo fare le cose giuste per ottenere punteggio. Ho visto che, allora, mangiare l'hamburger aumenta il punteggio, essere a poca vita aumenta il punteggio, ma non voglio arrivare a poca vita. Cerchiamo di essere precisi e di interessare il pubblico guardandolo nei momenti giusti. Ho visto che ci sono diversi punteggi, no? Justice, dramatic, violence... Ma non devo darli a lui. Vedete il rating? Io sono quello viola probabilmente. No, forse... No, no, no. No, non è vero. Le due barre sono i livelli di foga del pubblico. E il rating è scendere o anche essere veloce. Ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. Ok, allora. Partiamo con il check. Perché magari può essere utile. Non so se esiste un meccanismo per il quale... Ok. Prendo punteggio per non essere colpito. Un cazzo. Non verrò colpito per niente, perfetto. Ah, che coglione. Disappoint più 100 perché le esplosioni mi danneggiano. Allora, sono felici quando subisco danno. Ma non mi interessa. Allora. Sì, 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 sì. Aumenta se non mi faccio colpire. Perfetto. Ah, oh che figata, eh! È stupendo! Pura abilità! Ok, cosa devo fare? Vediamo un po', essay question. Why do you love most about Metaton? Their heart. Writing più 80! Ok. Allora, devo distruggere. Ok. Forza, forza, forza. Sì. È bellissimo questo scontro. Ora, posiamo. Ah, ottimo. Attenzione a loro. Ah, mi ha preso. Violence più 25. Maledetti. Guardateli. Puzzoni. Tra un po' mangerò l'hamburger, eh. Sono presissimo. Siamo. Oh sì, Metaton. Me la cavo. Bene. Mm-hmm. Mi applaudono, caro Metaton. È stupendo. Benvenuto, Doomy. Grazie. Guardalo, guardalo. Sto quasi a 7000. Oh yeah. Ah, il punteggio aumenta. Pensavo che non fosse così facile. Non pensavo che di dover... che bastasse semplicemente... che bastasse banalmente, diciamo... sempre fare la posa. Ma cazzo, mi ha preso in... ok. Ha perso le braccia. È arrivato il momento di mangiare il burger. Yeah! Ho capito, la mia barra blu deve raggiungere quella gialla. Braccia? Chi ha bisogno delle braccia quando hai delle gambe così? Vincerò comunque, oh cazzo. Pesantissimo! Mamma mia! Cazzo! Pesantissima sta difficoltà qua. Ritiro tutto, è difficile. Oh, Cicci! Ah, no, ecco perché. Pensavo di... ah, ho capito. Pensavo di dover comunque colpire le bombe, invece no! Perché hai lo spazio per muoverti, devo distruggere le cose non esplosive. Mike, dai che se vinci, puoi andare a salvare. Ce la puoi fare. E prendo 400 punti perché sono ferito. The show must go on. Così, così, dai, su. E ora posa. Ci siamo quasi, quasi a 10.000. Gli manca il fiato. Drama, action. Sì, Mike, manca poco a non fallire. Pose, sì, 10.200. È arrivato il momento, potrò risparmiarlo adesso? Lights, camera, enough of this. Vuoi veramente l'umanità che l'umanità perda? O credi in te stesso così tanto? Mi sono distratto perché ero preso dal dialogo. No! Cazzo, scusate ragazzi. Era fatta. Era fatta. Però questa è la boss fight più bella del gioco. Per ora è la più bella. Ok. No, non molliamo Undertale finché non lo finiamo stasera, ok? Sono preso. Nonostante il bitrate di 400 kilobit, sono preso. Oh, sì, ok. Però in realtà diventa un po' meno tecnico quando scopri che basta fare soltanto il pose per ottenere comunque più punteggio. Forse ci sono modi più intelligenti. Ci sono combo che ti permettono di fare cose migliori, come per esempio... ah, che scemo, mi sono incastrato di nuovo. Ok, per esempio. Vediamo un po', quanto punteggio prendo? Ah, è molto meglio fare questo allora, probabilmente, sì. È molto meglio fare il boss. Ah, ho capito! Ok! Il boss ti aumenta il punteggio durante la partita se non vieni colpito. E ma rovina tutto se vieni colpito. Però, invece il pose è in base a quanti danni hai. Ok, perfetto. Ok. La tua forma quadrata. Ovviamente potrei scrivere qualunque cosa. Boost. Finché non prendo danni. Grande. Con il boost è molto facile raggiungere punteggi alti. Ti stai solo scaldando? Anch'io. Il cuore con Metaton, con la M, santo cielo. Oh, caro ragazzo. Me la cavo. Oh, come aumenta il punteggio velocemente in questa cosa. Devi anche essere bravo a decidere quando fare... quando fare il boost, perché così il boost, così almeno puoi decidere quali attacchi sono comodi. E comunque è spettacolare, cioè evolvere in questo scontro è fantastico. Hai ancora le braccia, eh? Ti conosco, Metaton. Sono determinato a vincere. È bellissimo come è animato. Oh yeah! Allora Metaton, sei un po' nella merda, eh? Sono comunque un videogiocatore. Scoperto il trucco, non mi freghi più. Robot. Che bella musica. Ora vediamo che succede qui. E posso fare Mercy adesso? No, eh? Dobbiamo farlo saltare in aria senza ucciderlo? Pose. Eh no. Anche se ho fatto tutte cose perfette devo essere dannato. Devo essere danneggiato. Ho fiducia in me stesso. Ho fiducia in me stesso. Ah, quanto sei ispirante! Oh caro, sei me o Dio? Insomma, sei me o Dio? Sei tu o me? Insomma, a chi la spunta? Wow! Ah! Sono stato colpito! Pericoloso, eh? No. Oh, guarda questi rating. Sono i più numerosi spettatori che abbia mai visto. Pazzesco, stupendo, che dolcezza. Grazie Dino. Poverina, sì. sub, sei il nostro Metaton. Grazie. Grazie. Wow. Che meraviglia. Non me l'ha mai detto nessuno. Mai. Devo essere disegnato come Metaton adesso. Ne ho bisogno.